L'ultimo loro colpo è stato messo a segno il 5 giugno nell'istituto di credito Romagna Banca a Cesena. Si tratta di due malviventi di Palermo che, minacciando il direttore della banca con un cutter, si sono fatti consegnare 9.000 euro, il tutto in presenza di una giovane donna con un bambino, rimasti illesi. Ma come voi sapete, tutte le rapine non sono le rapine perfette. E grazie anche alla nostra capacità investigativa siamo giunti ad un'impronta e grazie all'attività della polizia scientifica siamo riusciti ad associare ad un soggetto. E quindi ecco che le indagini a questo punto hanno avuto una svolta significativa perché abbiamo individuato uno dei due autori della rapina. Dai successivi riscontri telefonici, banche dati, contatti con altri uffici, siamo addivenuti al nome del secondo soggetto, il secondo autore della rapina. Parliamo di criminali da trasferta perché in 2 giorni loro riuscivano a spostarsi appunto da Palermo via treno, via nave, giungevano nelle nostre zone, nei pressi comunque della Riviera Romagnola. Dopo vari sopralluoghi colpivano l'istituto che avevano individuato.